in base all'articolo 81. Io non nego che da questa norma possono derivare maggiori costi, ma sono costi dovuti a un dipendente pubblico che svolge le sue funzioni pubbliche e quindi non si può pensare che un dipendente pubblico per una norma di legge diventa semplicemente volontario, continuando a ricevere una busta paga, continuando a essere gerarchicamente sottoposto a funzioni che svolge e oltretutto facendo un mestiere che non è l'ultimo mestiere al mondo in termini anche di difficoltà e sicurezza, che è quello del vigile del fuoco. Quindi io naturalmente prendo atto di quanto è accaduto e penso che dobbiamo votare questa norma soppressiva così come la Commissione bilancio ha proposto. Ma credo altresì che sia un vero scandalo che nella pubblica amministrazione gli ultimi, che sono gli ultimi, cioè quelli che sono precari e che nonostante il loro stato di precariato si dica anche che non sono solo precari ma sono anche volontari, non vengano tutelati da uno Stato che di questo invece dovrebbe farsi paladino. Grazie, onorevole Rosato. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cirielli, prego. Sì, signor Presidente, colleghi, vede ancora una volta la dimostrazione di come veramente si calpesti lo Stato di diritto e soprattutto sulla pelle di persone che rischiano anche la vita. Questo collega Rosato non l'ha detto, ma so che lo pensa e che vivono in una condizione vergognosa perché se fossero lavoratori come tutti gli altri, dopo 3 anni avrebbero diritto ad essere assunti a tempo indeterminato e invece il Parlamento nega il diritto, nega lo statuto dei lavoratori soltanto perché hanno un inquadramento assimilabile alle forze di polizia, quasi come se fosse una punizione svolgere un'attività più rischiosa. Allora io credo che pur apprezzando lo spirito del ragionamento del collega Rosato, credo che sia uno scandalo che dopo quello che ha detto il suo gruppo e la maggioranza continui a votare a favore di questa soppressione. E noi ovviamente voteremo invece contro. Grazie onorevole Cirielli, ha chiesto di intervenire l'onorevole Zampa a titolo personale per un minuto, prego. Un minuto per esprimere la mia condivisione totale delle parole del collega Rosato e chiedere che però il tema venga affrontato e risolto in altra sede, è davvero una questione di civiltà. Esistono proposte di legge e è tempo che la politica risolva questo problema. Grazie onorevole Zampa. Onorevole Di Salvo ha chiesto la parola. Prego, onorevole Di Salvo. Grazie Presidente. Mi unisco alle parole dell'onorevole Rosato per sostenere le sue argomentazioni perché non c'è dubbio che ci sono norme non chiare da questo punto di vista e non c'è dubbio che noi potremmo avere un problema anche di contestazione successivo a questa norma. Però il tema è talmente importante, io penso che la nostra scelta sia anche utile per far emergere un problema così rilevante relativo a delle persone che svolgono una funzione assolutamente decisiva e che va riconosciuta quindi socialmente e dal punto di vista anche regolamentare. Grazie onorevole Di Salvo. Onorevole Fiano, a titolo personale. Sì, anch'io Presidente, per sottoscrivere parola per parola l'intervento del collega Rosato e per esprimere i miei sentimenti.